Oggi si vota per le presidenziali 22 per esprimere il candidato della coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni regionali. Siamo qui al Viale della Vittoria in un banchetto accanto al Bar Saieva. Chi vuole votare oggi può venire tutta la giornata. Ecco, sentiamo i responsabili dei vari schieramenti. Iniziamo con Gerlando Riolo, che rappresenta il PD, su un primo esame e su come andranno le votazioni e cosa dovrà fare una persona per votare. Allora, oggi ci sono materialmente le elezioni per decidere il candidato che il centrosinistra dovrà proporre per l'elezione del Presidente della Regione. Ci sono tre candidati in lista, c'è Caterina Chinnici per il PD, c'è Claudio Fava per il Centopassi e poi c'è la candidata dei 5 Stelle che è la sottosegretaria Barbara e poi c'è il candidato dei 5 Stelle che è la sottosegretaria Barbara Floridi. Però c'è da dire che per votare oggi bisognava essere registrati entro il 21 luglio e chi non è registrato purtroppo oggi non potrà votare. È stata scelta questa formula perché, per dare certezza di voto e certezza di riconoscibilità delle persone. Mi rendo conto che purtroppo molti magari passando vorrebbero votare, però non sarà possibile se non c'è iscritto. Questo per evitare eventuali confusioni nel voto, no? Esatto, per una ragione di sicurezza del voto, per una ragione di sicurezza dell'individuazione delle persone. Oggi è una giornata particolarmente importante per la politica. Per la politica seria, per la politica di chi si mette nelle condizioni di dare la voce alla gente, alle persone, a chi è interessato veramente alla politica per poter esprimere il proprio candidato. E quindi è un passo importante della politica, a cui il Partito Democratico ha dato ampia adesione, anzi il promotore, e ha trovato la collaborazione in questo caso di Claudio Fava con i 100 passi e del Movimento 5 Stelle. Ecco, nello AMEL parliamo di questo evento, un momento importante, cosa rappresenta per la Sicilia e per il centro-sinistra? Ma sicuramente è un esercizio di democrazia a cui ci stiamo disabituando. L'importanza di questa consultazione è quella che si chiama la gente a fare una scelta valutando tre candidati che sono tutti eccellenti e hanno un curriculum di tutto rispetto sotto il profilo dell'impegno politico e dell'impegno morale. Gli schieramenti oggi sono molto fluidi e io oggi ho voluto fare questa testimonianza di appartenenza ad un'area che è quella progressista, nella quale mi riconosco e mi riconoscerò sempre, e quindi ritenevo giusto anche oggi dare questo segno di partecipazione proprio per aiutare questo mondo a poter contribuire alla crescita democratica e al buon governo della Sicilia. Ecco, un suo parere su questo momento importante per la democrazia siciliana. È davvero un momento molto importante perché viene data la possibilità ai simpatizzanti dei diversi partiti che oggi prendono parte alle primarie, ma anche agli iscritti, agli elettori in generale, di esprimere la propria opinione di voto, così scegliendo il futuro candidato alle presidenziali siciliane. Pertanto esorto quanti sono interessati a dire la propria opinione a raggiungerci qui al gazebo in modo tale da poter votare. Quanto è importante questo voto per la democrazia siciliana e per la scelta del candidato? Io credo che sia importantissimo già il fatto di averle organizzate queste primarie. È uno strumento democratico, siamo arrivati a 42.000 registrazioni e già rispetto alle previsioni dei 30.000 già è un grande risultato. Ci aspettiamo fino alle 10 che la gente possa votare, perché anche da questo punto di vista, alle 10 di questa sera, perché oltre alla registrazione il sistema praticamente
Il sistema che è stato adottato, che è il sistema online, a volte può anche dare delle piccole preoccupazioni. Noi ci auguriamo praticamente che entro stasera tutte le 42.000 registrazioni vengono per così dire soddisfatte. Quindi già un dato positivo che lei da buon analista politico emerge è che già c'è stato un aumento di iscritti a votare. Rispetto alle previsioni si pensava di coinvolgere almeno un 30.000 registrazioni, siamo arrivati a 42.000, è già un ottimo risultato.